Le nostre mani ogni giorno compiono tantissimi movimenti, sequenze ripetute, singoli specifici atti motori per interagire col mondo che ci circonda e con gli oggetti che lo compongono. Per studiare i meccanismi cerebrali di controllo di tali movimenti, un gruppo di ricerca del FABIT, il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna, condotto dal professor Claudio Galletti, ha messo in opera nel suo laboratorio un braccio robotico donato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Si tratta di un braccio robotico androide universale, utilizzato nel settore industriale per compiere sequenze ripetute di movimenti nello spazio tridimensionale. Il braccio robotico presenta al soggetto diversi oggetti che richiedono movimenti di afferramento specifici a seconda della posizione spaziale in cui sono presentati. I movimenti della mano del soggetto vengono eseguiti verso obiettivi situati a diverse profondità e posizione nello spazio tridimensionale. È stato scelto il braccio robotico UR5 della ditta Web Robotica, affidabile e sicuro, appropriato per gli scopi scientifici previsti, versatile ed interfacciabile con il setup del laboratorio. In questa sequenza, alla mano del soggetto, sono stati applicati dei marker spassivi che permettono di rilevare i punti specifici dell'arto in movimento e quindi di indagare i parametri cinematici del movimento. Questi studi ci consentono di capire come il nostro cervello possa controllare i movimenti della mano ed ipotizzare le possibili cause di anomalie riscontrate in pazienti con deficit motori. La collaborazione fra diversi settori di ricerca, biomedica e tecnologica hanno già permesso di implementare interfacce cervello-computer capaci di riprodurre funzioni cerebrali perse, ad esempio in seguito ad ictus cerebrale.